Peroni era in mezzo alla strada, vede un'automobile che gli arriva in senso opposto, si spaventa, fa un passo indietro, passo io, lo tocco, poi lo ritocco in un'altra macchina. E quindi ha avuto quell'incidente per lui, poi fatale. Io non sono andato ai funerali perché tra l'altro erano stati i miei avvocati per dirmi ma magari per motivi di sicurezza è meglio non andare, se fosse qualche tifoso esagitato in realtà non ci sarebbe stato nessunissimo problema, altrimenti sarei andato con grande partecipazione, con grande affetto. Direi nient'altro di particolare, cioè tutte le altre cose particolari purtroppo le ho dentro di me, eccetera. Per cui anche se sono passati tantissimi anni, sono 33, chiaro che sono cose che non si dimenticano. È difficile da descrivere come sensazioni che si provano e sono immaginabili, però sono difficili da descrivere. Ed è una storia talmente strana che effettivamente non saprei che termini usare per etichettarla. È strana, è molto strana, perché ti ripeto, un tifoso del Torino che per me il Torino era, se non dico mio padre e mia madre, ma quasi parificabile, Meroni era mio idolo, avere un incidente del genere col proprio idolo, non saprei che aggettivo andare a scovare. Tu hai mai visto, rivisto il ragazzo, allora ragazzo? No, ma neanche visto, non l'ho mai visto. Io avevo conosciuto Celestino, mi sembra, il fratello, che era una persona squisita. Perché? Io non ne sentivo la necessità di vederlo.